Ebbene sì, anche quest'anno la Sagra del Cioccolato si è ripetuta qui su Monopoli ed è alla decima edizione. Non ci sono molte bancarelle, però quest'anno c'è una novità. Gli organizzatori ci hanno detto che abbiamo voluto unire alla Sagra del Cioccolato anche gli stand della Beneficenza e forse i monopolitani stanno rispondendo abbastanza bene. Sagra del cioccolato, ma soprattutto della solidarietà, sono più bancarelle della solidarietà che del cioccolato, o sbaglio? Assolutamente, anche perché in questo modo rientriamo veramente nello spirito natalizio, in fondo questa è la sostanza del Natale, no? Perché unirla alla Sagra del cioccolato? Perché è una tradizione ormai legata anche alla nostra parrocchia di San Francesco, in qualche modo volevamo unire due cose a cui siamo molto legati, la solidarietà e poi la festa del cioccolato. E gli altri anni com'è andata? Cioè l'avete ripetuta anche quest'anno, è già qualche anno, e rispetto agli altri anni cosa è cambiato e che cosa c'è stato? Allora, rispetto agli altri anni sicuramente c'è il mercatino di solidarietà, quindi c'è questa importantissima novità che permette anche di creare un clima di condivisione e in qualche modo di unità tra le diverse associazioni, ed è questa la novità che speriamo di riproporre anche nei prossimi anni. Quante associazioni ci sono? Allora, ci sono 12 associazioni, ogni stand ne ospita due, speriamo che il prossimo anno ne potremo ospitare ancora di più. E lo spazio va bene? È un po' ristretto? Cercheremo anche di adeguarci poi con gli spazi, in base anche alla gente che in questi giorni verrà a trovarci. Quindi quest'anno è un anno di prova, poi nei prossimi anni miglioreremo ovviamente quello che si può fare. Grazie. I canali che danno interferenza. No, a me piacciono tutte le cioccolate, pure quelle con lette. Nuovo appuntamento con la Sagra della Cioccolata, ma funziona? Sì, sì, funziona sempre, ringraziando, funziona sempre, sì. Allora, quest'anno quale cioccolata va? Quella dolce, quella salata, quella bianca o quella nera? C'è un logo là davanti, di che cioccolata sei? Salata, dolce o amara? No, va bene sia al latte che fondente che anche quella bianca. Io preferisco quella fondente, poi quest'anno abbiamo pubblicizzato la Venchi, come avete potuto vedere, e anche Maglio con la ciliegia Ferrovia, i nostri prodotti ricoperti di cioccolato fondente, oppure il filetto d'arancia ricoperto di cioccolato fondente, il fico mandorlato con la scorzetta di limone ricoperto di cioccolato fondente. Poi comunque anche i nocciolati, vanno sempre bene il nocciolato al latte, il nocciolato fondente e quello anche bianco con i frutti salati dentro. Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i colesteroli, tipo colesterolo e diabete. Ascolta, ma con le nuove norme europee, no, che ci hanno adeguato, non tanto cioccolato, più cacao, surrogati, noi italiani come ci adeguiamo a queste norme che tagliano il cioccolato vero e proprio? No, la Venchi è una che a parte segue tutte le normative e anche è tutta gluten free, nel senso va bene anche per i celiaci, seguiamo per bene tutto, insomma. Quindi la cioccolata italiana è made in Italy e non rispetta nessuna norma se non quella di essere ottima. Bravissima, brava. Buon lavoro. Grazie, grazie. Amo Puglia, ogni occasione buona per sensibilizzare alla beneficenza, ma soprattutto ad aiutare chi soffre.
Sì. E aiutare a soffrire meno, o sbaglio? Sì. Aiutare a soffrire con dignità. Io dico che è la cosa più importante. È un'altra occasione intanto per dire grazie ai monopolitani che sono sempre molto generosi nei nostri confronti, perché come giustamente lei ha detto il nostro progetto mira a accompagnare tanti nostri fratelli e sorelle che sono nella sofferenza e nella malattia e le famiglie, accompagnarli in un cammino che è un cammino di vita e di speranza in tutti i casi. Quanto è cambiato con la nascita e la costituzione dell'hospice? È cambiato in meglio, intanto perché l'hospice rappresenta appunto la garanzia attraverso i posti letto di andare a fare lì, a sottoporsi a cure specialistiche. E intanto è cambiato perché la sensibilità, io credo, nei confronti di questa malattia è migliorata, è cresciuta. E poi perché intanto abbiamo anche l'opportunità di offrire dei servizi particolari, quale la doccia a letto per i malati. Cosa viene chiesto questa volta ai cittadini? Vedo un panettone. Ah, questa volta panettoni e pandoro e poi nella nostra sede altri cioccolate, altri oggetti sempre alimentari a prezzo, io dico buono perché in questo prezzo c'è la solidarietà. Quindi lei è soddisfatta anche delle campagne precedenti? Cioè di quello che... Senz'altro soddisfatti, pienamente soddisfatti. Io ringrazio sempre i monopolitani per questa rispondenza. Allora, buon lavoro e auguri. Grazie, grazie. Posso fare una domanda? Sì. Vado. Ma le caldarroste, vecchio tipo, vanno ancora? Vanno sì, perché adesso è il periodo di castagne, caldarrosto. Ma le richiedono ancora le castagne così o con... È di meno, però quando è il tempo giusto se ne vendono di più, come la festa del Monte Rosario, Albero Bello. Quindi nelle feste di paese c'è ancora la richiesta? Questa non è tanta buona. Ma cioccolate e castagne vanno bene? Sì, che vanno bene. Va bene anche alla dieta ogni tanto? Sì, a me vanno bene perché sono magro, ma uno come lui non va bene. Va bene, buon lavoro, grazie.